Ho sbagliato. Perché ho sbagliato? Perché? Te lo posso dire, fai schifo, cioè nel senso che non viene. Allora, rimettiamoci bene all'opera. Sparita. No, 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 me la zeta, me la zeta. Finito nell'altra cazzo di...
Crick e crack. Che palle, palle grosse, palle belle, tonde, palle. Le cose non mi vengono, né proprio non mi vengono. A questo teniamolo, a questo invece facciamoci. Vedremo come fargli di brutta. Posso perdermi per una minchiata del genere io? Questa è la mia domanda. Posso io perdermi per una minchiata del genere? Io lo vorrei, ma poi mi viene voglia di piangere. Io posso prendere questo. Vediamo un po'. Parlare da solo, ragazzi, è una cosa molto importante. Quindi mirati. Dun 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 dun.
Ma tu, io sto parlando con tu, sei normale? Tu? Oh. Non viene bene, non viene forma. Forma. Sapete cosa vi dico? Che c'è Rocco? Che c'hai amore? Sentiamoci un po' di musica, se no. Perché?
venuto quindi. Ma come è venuto? Adesso mettiamo un po'. Non è venuto un cavolo. Sì, è venuto, però. È venuto schifoso. Sarà venuto stavolta? Quindi manca... Manca Deutsch. Deutsch. La. La.
Io chiccio i badigli te, i badigli quando siamo in ufficio, te sei noioso come me. Sei noioso come me, te. Sei noioso come me, vero? E papà? Papà non c'è più di tutti. E dove vai con quel robotino? Vado a dire se dove sono presi correndo Allora, adesso siamo qui per mettere la telecamera a Rocco. Vero, amore? culo. Sì. Mettiamo la telecamera a Rocco, che sarebbe questa qua. Vieni, amore, fai vedere te anche. Allora, questa telecamera qua, che l'abbiamo presa per posizionare qua in questa stanzetta qua, perché il canino lì, amore mio, quando non è con la mamma, cioè quando non è con noi e quando non è dalla mia mamma, è qua in ufficio. E qui in ufficio, se noi siamo a lavorare, va bene, non serve assolutamente la telecamera, ma se andiamo un pochettino via. Vi dicevo che se non è con la mamma, se non è con noi, è qua in ufficio. Quando ci siamo noi, ovviamente non occorre la telecamera perché siamo lì, cioè qua con lui. Però se per caso una sera andiamo da qualche parte, oppure d'estate, quando magari nelle ore calde noi siamo in spiaggia e lui comunque è qua che fa la nanna, e una cosa e l'altra, insomma, vorrei provare questo aggeggio qua. Una mia amica ha preso sempre per i suoi pelosini una cosa del genere, non so che cosa adesso, non me lo ricordo, però mi ha detto che si trova molto bene e che quindi quando deve uscire, lasciare i suoi cagnolini da sola, da soli, quando devi lasciare i suoi cagnolini da soli, li controlla perché questo apparecchio qua, questa telecamera, ti proietta le immagini sul telefonino, quindi tu lo puoi controllare. Ora, io ho capito bene che, però, nel senso, cioè, mi è venuto in mente, siccome ci sono varie offerte, insomma, si trovano sui 15-20 euro, ho detto proviamo un attimino a farla per avere una sicurezza ancora in più, anche se io sono molto sicura perché lui dorme, cioè nel senso lui dorme, però nel senso voglio una certezza. Ora, il problema è questo. Io sono sempre stata fuori dalla porta qua, fuori dalla porta là, per sentire, io sto parlando delle prime volte, insomma da quando ho Rocco, per sentire se per caso lui piangeva, se per caso lui mi cercava, se per caso, insomma, cioè, ho fatto tutte le mille prove. E quindi poi, cioè nel senso, non piangeva, non faceva niente, lui abbaia solamente se sente dei rumori. Allora abbaia per 2 secondi e poi la smette. Però, qua c'è il però. Io voglio fare questa prova del 9. Il mio problema è questa, che se io mai vedessi che piange, ciao alla fine. Ciao, ciao Miki, ciao. Comunque adesso proviamo. Amore mio, la metti sta telecamera, Sto benedetta? cercando l'applicazione perché io non so l'applicazione, quella della telecamera. Ce l'ho io. Mi dici dove metterla? Lì dal vaso, dove la metto? Dove, amore, si deve vedere qua. Sì. Ok, l'abbiamo, in realtà la posizioniamo sul tavolo, però quando magari vado via per un pochettino più di tempo la posiziono direttamente per terra perché questa parte qui riesco a prenderla, cioè la telecamera riesce a prenderla e a registrarmela bene. Il mio problema è se va laggiù dove ci lascio la ciotolina dell'acqua, se va in quell'angolino là che non riesco a vederlo. Quindi se la posiziono qua, lui mi prende, cioè lui, la telecamera mi prende bene tutto. Ora ve lo faccio vedere col telefono di Marco. Allora, la telecamera riprende bene tutto fino laggiù dalla ciotola, vedete? Quindi ho una visione completa. In più c'ho anche l'audio, però se io mi metto a parlare, lui mi sente, abbaia. Quindi no, non mi farò sentire, però proverò. Se sono via non mi faccio sentire, magari se sono qua in zona posso anche farmi sentire. Comunque io ho una visione completa in tempo reale. Ok. Sei contento, amore? Ma lui può dormire in questa maniera sulla mia giacca bianca, tra l'altro? Ma tu puoi dormire sul divano in questa maniera sulla mia giacca bianca, Rocco? Puoi? Io dico se puoi. Sì, amore, puoi. Te puoi tutto, batuffolo. E ti puoi tutto, amore, perché mi hai preso il cuoricino e me l'hai tutto stritolato? Me l'hai fatto tutto a brandellini? Tutto amore, tutto, tu puoi fare tutto, tuo amore, puoi fare tutto, amore, batuffolo della mamma, batuffolo della mamma. Porca vacca, boia! Sono caduta. Sono una schiena.
Rocco, dove sei? Cosa stai facendo lì? Rocco, cosa mangi? Ha mangiato qualcosa sto cane? Si lecca pure. Rocco, andiamo. Dai che andiamo a casa. Su. Rocco, dai. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Domani sei di nuovo qua. Vieni.